Questo progetto nasce grazie ai contributi ministeriali che il governo ha messo a disposizione nella fase post-pandemica per una ripresa socio-culturale oltre che economica del paese. Quindi grazie a questo DM, Decreto Ministeriale 752, che parla di inclusione e di tutoraggio per gli studenti delle scuole secondarie, abbiamo messo su il progetto che coinvolge le scuole musicali del territorio, dal liceo musicale alle scuole secondarie a indirizzo musicale di primo grado. Il progetto nasce dall'idea di far condividere agli studenti di questa fascia di età la passione per la musica, prima dell'aspetto professionale. Da parte nostra dell'istituzione del conservatorio c'è l'auspicio che poi questi ragazzi, finita la prima parte della formazione che riguarda la scuola secondaria, proseguino il loro percorso accademico presso la nostra istituzione, come è naturale che avvenga. In realtà penso sia una cosa stra-innovativa perché cioè, nel musicale siamo sempre stati molto rinchiusi, molto da soli, fra di noi, insomma, nei nostri quattro muri. E quindi credo che l'unione tra le medie e il conservatorio possa essere molto utile sia alle medie perché possono scoprire un mondo da prendere dopo che molti non conoscono come io non conoscevo e noi impariamo a conoscere il mondo del conservatorio dove possiamo entrare dopo e anche magari un futuro lavoro e una futura vita nostra. Io sono Valentina e sono una studentessa del conservatorio, suono l'arpa e sono anche una tutor dei ragazzi che fanno parte dell'orchestra L'Aquila in Crescendo. E questo progetto è stato realizzato da due nostri docenti che sono il maestro Carlo Pelliccione e il maestro Rosalinda Di Marco. Attraverso la didattica della musica noi vogliamo lanciare un messaggio sociale e di raccolta attraverso un progetto culturale. Gli studenti del conservatorio sono coinvolti sia come tutor e quindi di assistenza e di guida verso i più piccoli, ma anche come parte integrante dell'orchestra, perché abbiamo deciso di integrare l'orchestra dei giovani anche con dei nostri studenti che hanno una formazione leggermente più avanti, proprio per dare un esempio di come si lavora con la musica nell'insieme. E qua manca pizzicato. A 13 ragazzi manca pizzicato. Sì. Il programma di studio prevede al momento lo studio di quattro brani. Come a me piace costruire il repertorio, tratti in parte dal repertorio popolare, quindi si tratta di elaborazioni e in alcuni casi arrangiamenti veri e propri di materiale di repertorio popolare. Ad esempio, uno dei brani che suoneremo è un tema popolare irlandese, a Scarabaz, elaborato e orchestrato per questo ensemble. A fianco a questi, due brani, diciamo, meno di carattere popolare, più desunti dal repertorio, si tratta di Noresca di Tilman Susato, e poi di una composizione che riecheggia un tema del Seicento di un autore scozzese, a cui ho semplicemente dato il nome di danza scozzese. Questo progetto educa alla bellezza. È stato difficile, è stato complesso, è stata un'esperienza straordinaria. Quando prevale la collaborazione sulla competizione, la fiducia sul sospetto, la condivisione sul conflitto, si riesce a creare una partitura per un'orchestra che raccoglie tutte le età. E la collaborazione tra il liceo musicale, il conservatorio e le scuole medie del comune è stata virtuosissima.